Ah, Raffario, sei invecchiato. Ora non puoi giocare a calcio con noi. Chi è invecchiato? Io. Sì, Raffario, come mai? Forse sono più vecchio di voi, ma sono più intelligente, molto più forte. Di cosa state parlando? Non è così, Raffario. Fai altro che lamentarti e dire... Oh, mi fa male la schiena. Oh. Io sono normale. Raffario. Posso calciare la palla, fa male. Devi ammettere che stai invecchiando. Presto forse sarà anche un nonno. I tuoi capelli diventeranno grigi e sì, la barba Raffario, diventerà mi bianca. Dispiace. Perché mi dispiace? Invecchi, diventerai nonno. Ma andate a quel paese tutti. Guarda, si è offeso. Vabbè, fratello, mi dispiace. L'età è l'età, cosa puoi fare? Sì, fratello, io e te siamo giovani e colti. È chiaro che dicono sciocchezze, esattamente. Perché sono ancora vecchio. Sono giovane, giovane ancora. Beh, niente, di probabilmente lo dicono. Prendono in giro, semplicemente scherzi. Io ho un'anima giovane. Posso fare tranquillamente un giro sull'altalena. Che bello. Come piacerebbe essere un bambino. Dammi la palla. È mia, dammela. Dammi la palla. Questa è stata a me. Nessuna differenza, siamo fratelli, no, devi condividere. Dammela. Dammi la palla. No, prendila, non mi interessa è più. Mia. Non questa mi interessa è la mia palla. Più. Non chiedermi mai più la palla, è mia. Fine e basta. Fine, sì, Dimon. Sei un fine. Ottimo fratello. Sono Ciao. Fratello migliore, non mi interessa quello che dici. Attenzione, abbiamo trovato un bambino piccolo, un po' alto per la sua età, calvo con Hai la sentito? Barba, si chiama sì? Raffaello. Oh, proprio come Raffario, un po' calvo, un po' grasso, un po' no, alto. Non penso proprio, disse il papà. Beh, sì, se dice un bambino piccolo sicuramente non è lui. Attenzione, attenzione, il bambino si chiama Raffario. Si chiama pure Raffario? Pensi che sia Raffario? No, non è possibile. Beh, sì, bambino piccolo, Raffario bambino grande. Sì, beh, penso che forse è lui? Oppure forse è un suo figlio segreto? Sì, andiamo! Stai fermo, ora verranno i tuoi genitori. Chi ti ha lasciato qui da solo così? Zio, mi lasci giocare un po', per favore, zio. Stai fermo. Oh, Raffario. Oh sì, è lui. Oh, come avete potuto lasciare il bambino da solo? Ci scusi, per favore, non abbiamo mica fatto apposta. Scusa. Insomma, è fuori di testa, mi ha quasi rotto il braccio. Cosa stai facendo? Portatelo via. Scusa. Non c'è bisogno, scusa. Calmati, ok, va bene. Cosa stai facendo? Va bene. Calma, Raffario, okay, stai calmati, fermo. Calmati, ragazzo, chiediamo, calmati. Scusa, calmati, non sappiamo okay. cosa gli sia successo. Portatelo via, per favore, l'ultima volta. Va bene, sì, ce ne andiamo. Scusateci, per mi favore. Scusi davvero. Andiamo, Raffario, cosa stai facendo? Raffario, calmati, lascia la palla. È la palla per i bambini. Questa è la mia palla, è mia, cosa stai facendo? Cosa? Vieni qui, calmati. Calmati, Raffario. Andiamo via da qui. Cavolo, Raffario, non posso farlo più. Raffario, piantala, dai. No, basta non mordere. Dai, basta, andiamo a giocare, okay. Raffario, andiamo a giocare, andiamo. Cos'è questo? Cos'è successo? Ragazzi, non so cosa è successo, però se vi iscrivete al canale sarà una bella cosa, ci aiuta per fare altri video. E quindi adesso non so cosa succederà, magari rimane così, andiamo. Aiuto! Opa. Non posso colpire un bambino, non posso colpirlo. Raffario, calmati. Calmati. Andiamo a giocare, ragazzi. Andiamo a casa, ti comprerò un regalo. Regalo? Sì. Regalo. Sì, un regalo. Vuoi un regalo? Sì, lo voglio. Perfetto, andiamo in macchina, andiamo a vedere, ok? Ok. Raffario, attento qui, attenzione, la strada. Attenzione! Raffario! Ma che cosa stai facendo? Oh! Raffario, che cosa hai fatto? Mi hai rovinato il cerchione! Sei pazzo! Adesso dovrò aggiustarla! Oddio santo, quanto costerà? Te, ma che è questo poppante? Non ci credo! No, Raffario! No! No, solo non questo! Le chiavi? No, ragazzi, non ci credo, si è chiuso in macchina! Dove sono le chiavi? Apri! Le ha prese lui le chiavi! Raffario! Aspetta, lo rompo adesso! Raffario, per favore, perché stai facendo così, Raffario? Ascolta, vuoi che andiamo a fare una passeggiata? Io ti compro il gelato! Vuoi il gelato? Dai, andiamo a comprare il gelato! Sì, voglio il gelato! Perfetto, allora apri la porta! Io mi siedo in macchina, vuoi guidare con me? Io? Dai, sì? Vuoi guidare? Sì, guidare tu! Da solo. Apri la porta, guiderò apri la porta! Io. Ma questa è una cattiva idea farlo guidare! Guiderò io! Siediti, Dimon. Siediti, mi per favore. Davanti? Sì, sì. Buona fortuna a noi e nei commenti scrivete buona fortuna a voi. No. Raffario, ti ho chiesto per favore di fare più piano. Esci adesso, subito. Sì. Che bello. Oh, questa è l'ultima volta che ti faccio guidare la mia macchina. L'ultima volta, hai capito? Sì. Andiamo a casa, forza, veloce. Come è stato Vai, bello. Veloce. A casa.
Voglio il gelato, voglio il gelato. Oh. Dai, Raffaello, calma. Gelato, voglio il gelato. Calmati, calmati. Ma vattene soltanto. Allora, Raffaello, ascoltami un attimo. Dammi il 5 e se lo prendi ti comprerò un gelato, ok? Mi hai mentito. La cosa più importante è prendere le vitamine per essere sani e forti. Quindi oggi preparerò qualcosa di buono con le vitamine per Raffaello. Mm-hmm. Quindi deve essere lavato. Così gustoso, e non lo sapevo. Adesso vado e vado a prendere anche i biscotti. Vado. Com'è buono, com'è buono. E allora la frutta è pronta. Dove sono i cioccolatini? Dove sono i biscotti, eh? Penso che Raffaello li abbia rubati. Porca miseria, Raffaello. Raffaello, perché stai rubando? Non puoi rubare, è sbagliato. Sì, Raffaello, se vuoi qualcosa di dolce devi chiedere a noi. Stas, Dimon, datemi qualcosa di dolce. Io volevo il dolce. Bisognava dirlo, così? Perché non posso? Sì, per forza, perché prima bisogna mangiare i frutti, poi puoi mangiare tutta questa roba. Questo è un prodotto naturale. Sono vitamine, Raffaello, questa è una porcheria. Questo è più dolce. Non va bene così, prima devi mangiare questo. Non è male, corretto. È buono. Raffaello, se fai così ti metto in castigo, sappilo. Sì. Sì, perciò piantala di piangere, non fare stupidate e ascoltaci, ok? Così è meglio, ok? A few moments later. Che paracadute piccolo, non è molto buono, non mi piace. Oh, amico mio, dove siamo arrivati? Raffaello, per favore, non toccarmi. Vedi, sono sdraiato e riposo. Vai via, Raffaello. Cattivo, cattivo, cattivo sei. Come siamo arrivati a questo punto? Ragazzi, iscrivetevi al nostro canale per le nostre fatiche. Iscrivetevi, per favore. Sì. Raffaello, ma cosa stai facendo? Ma sei normale? Cosa stai facendo? Sono una aspirapolvere. Oh my god, cavolo. Dimon, possiamo portarlo all'asilo? Oppure prendiamo una tata che stia con lui? Sì, frate, è praticamente impossibile, non ne posso più, sono stanco. Oh, Dio santo, è così viziato, continua a far stupidate, è una roba pazzesca. Sono sicuro che quando ero piccolo ero un uomino calmo e tranquillo. Anche io. Guarda cosa sta facendo, oddio santo, cosa sta facendo, Raffaello? Cattivo, cattivo, cattivo tu. Cattivo, 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 cattivo. Raffaello, smettila. Perché stai picchiando questa povera bambola? Questo bambino è cattivo, non ascolta, non ascolta, no, per niente. Le bambole sono brave, non si può picchiarle. Raffaello, sei tu un bambino cattivo. Dammi. Non fare così, per favore. Che bravo, che bravo. Cattivo, cattivo ho detto, cattivo. Raffaello, non comportarti così. Voglio giocare con i giocattoli, giocattoli, giocattoli. Oh, ragazzi, spero che questo finisca un giorno. Spero che non rimanga così per sempre. Cosa facciamo adesso? Non lo so, Dimon. Guardalo tu, per favore. Io me ne vado. Sono già stanco. Lasciami, Dimon. Vai, vattene. Voglio il succo. Vai a cercare una babysitter. Forse siamo fortunati. Voglio il succo. Dimon, voglio il succo. Silenzio. Perché c'è silenzio? Non deve esserci silenzio. Voglio il succo. Voglio il succo. Voglio il succo. Voglio il succo. Succo, 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 succo. Raffaello, mi sembra o mi hai rubato dei soldi? Io non ho rubato i soldi. Sei sicuro? Sì, sicuro, sicuro, molto e sicuro. Penso che tu me li abbia rubati. No, Dimon, non ne ho presi tanti. Voglio comprare il gelato per me e per te. Voglio offrirtelo, va bene? Ascoltami, ho un'idea. Vuoi fare dei soldi per te? Soldi? Tu me li restituisci e te lo dico. Soldi veri? Sì. Restituiscimi? Voglio guadagnare soldi veri. Sì, voglio.
Grande. Tieni, tieni. Eccellente. Ascolta, per ogni cosa che farai ti darò 50 euro. L'hai capito? Ho capito. Eccellente. Quindi, per iniziare, spegni la TV. Ora. Ok, boss. Spento, spento, Dimon. Eccellente. Prendi 50 euro per un buon lavoro. Capito? Sì, ho capito. Ho un'altra cosa da fare per te. Ora voglio che tu lavi tutti i piatti a casa. Tutti i piatti? Vuoi 50 euro? Sì, d'accordo, d'accordo. Vai, ragazzi, il migliore educatore è qui di fronte a voi. Pronto! Pronto, pronto, Dimon, tutto pronto. Pronto. Ecco allora, prendi altri 50 euro. Dimon, hai dell'altro lavoro per me? Ma certo, c'è un altro lavoro da per terra, fratello. Sì, sì. Ah, che bello. Raffaello fa tutti i lavori là per me e mi siedo e mi rilasso. Ah. Che stai facendo? Guarda qui, Dimon, guarda qui. Le caramelle sono qui. Questo non va bene farlo. Sì? Ma in generale vedo che hai fatto un buon lavoro, tutto è pulito, ma non farlo più, ok? Ma le posso mangiare? No, ovviamente, sei scemo, ti avvelenerai e buttalo nello spazzatura. Tienilo un attimo, tienilo un attimo, io voglio queste. Va bene, mangia, mangia. Dai, dai, va bene, ok? Giochiamo a Roblox, Squid Game. Ragazzi, mentre sto giocando a Roblox, non dimenticate di iscrivermi, cliccate qui, la campanella è così facile. E per questo avrete 3 anni, solo buona fortuna. Quindi giochiamo a Roblox. Dimon, Dimon, Dimon. Dimon. Cosa? Voglio andare a giocare fuori. Dove vuoi andare in strada, Raffaro? È sera. Giochiamo in strada, per favore, non andiamo lontano, in strada. Ok, andiamo, andiamo. Andiamo, andiamo, andiamo arrivo, a giocare, arrivo. Andiamo, andiamo. Stai attento. Attento. Guys, sto pensando a quanto sarò un buon padre. Quando sarò padre, se diventerò padre. Raffaello, cos'è successo? Perché stai per terra? Perché stai su terra? Sono caduto. Oh, mi dispiace. Cosa fare? Cosa fare? A few minutes later. Raffaello, non dire nulla a Stas per favore. Ti darò una caramella per questo. Attenzione! Attenzione, cavolo! Di nuovo! La mia testa! Oh mio Dio! Le bende! Dove sono le bende? Va tutto bene, Raffaello. Calmati, calmati. Ora andiamo a casa. Giochiamo in modo da sono non cadere d'accordo. Di nuovo, ok? Oh mio Dio! Vuole fargli uno scherzo! Ora ridiamo! Cosa sei? Sei impazzito? Raffaello, cosa stai facendo? E tu eri qui e non gli hai detto niente? No, sono appena entrato, non l'ho visto. Sei sicuro? È stato Raffaello. Raffaello, stavo dormendo, cosa fai? Abbi un po' di rispetto, allora? E tu? Pensi che sia divertente? Oh, ma cosa? Gliel'hai consigliato tu questo prank? No, te lo dico, sono venuto ora. È colpa di Raffaello. Non ho parole. Siete due stupidi, cattivi. Andiamo a giocare insieme, ragazzi. Lasciami stare, vai a giocare con Dimon. Sei cattivo, cattivo. Vai via. Cattivo. Ben fatto, amico. Later. Raffaello, vuoi giocare a fare a botte? Vieni qui. Sì, sì, voglio. Ma Raffaello, non hai i vestiti giusti. Vai a cambiarti in modo da sembrare un ninja. Allora, Raffaello. Sì, vai. Dai, vai. Raffaello, vieni qui. Ok, guarda, ti insegnerò il karate jutsu. Karate jutsu? Sì, guarda, guarda di fronte. Yeah! Ta ta ta! Ta ta ta. Così, hai capito? Ta 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 ya! Ta! Ta 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 hey! Ta 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 Bravo Raffaello, collo col cuore! Dal cuore, sì! Così, esattamente! Ta ta ya! Yeah, è corretto, bravo! Dimon, ho un'idea folle! Fantastico! Wow, cosa? Ho avuto questa idea, Raffaello si comporta come un bambino piccolo, giusto? Hai capito? Sì! Forse se gli facciamo uno sciapalà, magari si riprende e torna in sé! Buona Andiamo idea! Andiamo a giocare, ragazzi! Dai, proviamo uno sciapalà, okay, dai! Sì, sciapalà! Siediti qui, è molto interessante, Raffaello, vedrai, ti piacerà! Sì. Dimon, tieni! Adesso batto! Dai, pronti, partenza? Raffaello, vuoi giocare con i giocattoli? Quale altro giocattoli? Stai scherzando? Oh sì, ha funzionato, Dimon, batti 5! Togli le mani! Calmati, calmati, va tutto bene, okay, va tutto basta, bene! Basta. Stai tranquillo! Che c'è?
Bambini, svegliatevi! Forza, svegliatevi! Dai, su, 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 su! Dai, alzatevi, alzatevi! Cos'è successo, signora? L'ora di silenzio è finita! Ragazzi, io voglio raccontarvi una notizia. C'è un nuovo bambino, andiamo a presentarlo. Cosa? Cosa? Uno nuovo ancora? Cavolo, ma che è sta cosa? No, non mi piacciono i nuovi arrivati! Mi piacciono, ma di solito i nuovi arrivati sono così viziati. Sì, proprio quel ragazzo! Sì, proprio quel ragazzo, cattivo! Sei geloso? A te! Alzati, Raphael, racconta. E cosa dovrei dirvi? Ci dica il tuo nome e il resto. Mi chiamo Raphael, sono un bambino. Capisco. Ok, qual è il prossimo? Ehi, cosa stai facendo, stupido? Lo sta facendo bene. Ma cosa stai facendo? Non è un albero di Natale quello. Perché l'hai fatto? Volevo farlo. Sì, vabbè. Capisco, non è bello. Ehi! Tutto bene? Sì. No. Signora, è proprio cattivo. Tu! Non fare mai più così. Basta, ragazzi. Che razza di comportamento è questo? Bene, ragazzi. Ora andate a giocare a quello che volete e conoscetevi meglio. Oh, Odisseo, ti mangio! No, per favore! No, non lo voglio! Io sono un bravo ragazzo e ti mangio. Perché non stai giocando, Odisseo? Perché non stai giocando? Ti ho detto di imparare. Ti ho detto di imparare a giocare a questo gioco. Non stai giocando bene, è come se stessi giocando con me stesso. Mi dispiace, Stasic. Cavolo, Odisseo. Ok, va bene, non ti preoccupare. La prossima volta, domani, impara a giocare, ok? Imparerò a dir la verità. Amici per sempre. Per tua informazione, io sono più forte. Cosa? Sono più forte di te. Cosa stai facendo? E va bene, guardami. Guarda. Devo ancora. Oh mio Dio. Così non vinto, male. Ho vinto io. Perdente, sei un perdente. Okay, allora, perdente, diciamo, perdente, perdente. Così. Ho vinto io. E tu sei un perdente. Vuoi così? Guarda, lo posso alzare con il mignolo. Lascia, così non vale, me ne vado. Sono un piccolo elefante e sono una piccola elefantessa anche. E io sono un elefante. Guarda, e io sono una grande giraffa. Guarda com'è alta la giraffa. Odisseo. È così carina la mucca. E questa Timon assomiglia. Sembra Timon. Timon ti assomiglia. Geloso, eh? Sono un cammello. Questo è un questa cammello. È per l'Odisseo, lasciala. No, questo è un giraffa. È un cammello, non una giraffa. No, è una giraffa. Un cammello. Non sei un niente. Cammello. E quella è la differenza fra una giraffa e un cammello. Intelligentone. Una giraffa assomiglia a un cavallo. E questo è il mio. Ehi, restituiscilo. No, mio cammello. Dai. Dammelo subito. Lucertola, la prendo io. Tu sei la lucertola. Geloso. Basta. Vieni colone, dai, vai via da qui. Era così noioso. Spero che Raphael sia un bravo ragazzo. Sì. Oh, Raphael, vieni a giocare con noi, eh? Sì. Fantastico. Prendi una mucca. Va bene. E ora giochiamo. Voglio un elefante. Ehi, quello è il mio elefante. Sì. È mio. Raphael. Questo è mio. Raphael, dammelo, è mio. Dammelo indietro, dai. Dai, chiamiamo la maestra. Cosa hai fatto? Cosa stai facendo? Signora. Cosa è successo qui, ragazzi? Smettetela. Ci sta picchiando, signora. Sta prendendo tutti i nostri giocattoli. Ancora una lotta. Prende tutti i nostri giocattoli e ci picchia. È cattivo questo Raphael. Signora, stanno mentendo. Sono nuovo all'asilo e per questo mi stanno insultando. Ragazzi, Raphael è nuovo. Li dovete aiutare. Avete capito, sì? Dovete aiutarmi, darmi tutti i giocattoli e giocare con me. Avete capito? Prendeteli tutti. Cosa ci giocheremo? A cosa giocheremo? Non so. Raphael, puoi darci un giocattolo? Oh, quello rotto!
innocente? No, signora, va tutto bene. Credita, andiamo a giocare a un gioco interessante. Statue immobili giorno e notte. Andiamo. Bambini, questo è un gioco molto facile. Quando dico giorno, non vi muovete. Quando dico notte, fate quello che volete. Andiamo, forza, 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 forza. State immobili, giorno o notte? Notte? Notte. Notte. State immobili, giorno o notte? Giorno. Allora? Basta, ecco preso. No, non è giusto. State immobili? Siete bravi. Andiamo di nuovo. State immobili giorno o notte? Tutta notte. State immobili giorno o notte? Giorno. Notte. Sono già stufo, non voglio. Vado a giocare con la lucertola. Meglio di questi giochi. Dai, su se vuoi. Ok, muoviti. Ah! Ehi, hey, non mi sono mosso da solo, è lui che mi ha spinto, ma signora! Ah, chi è qui un bullo? È un bullo, vero? Ho vinto, è per questo tu sei geloso, perché mi ho vinto! Mi hai spinto! Sei geloso, mi ha spinto e io ho vinto! Mi hai spinto, avresti perso se non mi avessi spinto! No. Ok bambini, se è così, cominciamo da capo! Prova soltanto a spingermi di nuovo e ti troverai nei guai, capito? Vediamo! Vedremo. Adesso vediamo. Stato immobile, giorno o notte? Giorno! Cosa sta facendo? Smettetela subito! Ragazzi, smettetela! Basta, vi punirò! Tutti e due, sedetevi e riflettete, ora! Allora voi due, vi siete qui? Chiaro? Vi siete comportati molto male, dovete pensare al vostro comportamento, chiaro? È chiaro! Tu pensi che sono un bravo ragazzo, eh? E siccome sono un bravo ragazzo non posso picchiarti, pensi di essere più intelligente di me? Sarò anche un ragazzaccio, ma ho un'anima, ho un cuore, ok? Raffaelito! Non mi frega niente, vedremo più tardi. Vedrai, mio piccolo pelato. Pelato, pelato. Ragazzi, vi sento. Allora amici, visto che Odissea ha perso il gioco, come me l'ha fatto apposta, vado a prenderlo in giro perché mi annoio. E questa lucertola è molto cattiva. Odisseo sarà molto spaventato. Amici, andiamo a divertirci. Forza, andiamo ragazzi, dai. Fantastico, prendo queste melanzane, la metto qui dentro e la porto nelle immondizie. Ciao! Ottimo, metti qui quella melanzana e portala nelle immondizie. Siete in punizione. Esci qui, non voglio vederti in faccia. Oh, non lanciare la mia lucertola. Stavo solo scherzando. Spingimi ancora e ti prendo tutti i giocattoli. Li prendo tutti. Stupido. Ne avete abbastanza? No, no. La mia melanzana. La mia melanzana. No, è mio, è mio. Dirò al tutor che mi hai colpito. No, imbrunione. Lasciami. E dirò alla maestra dell'asilo che mi dai prendendo in giro. Va a quel paese, invidioso. Cattivo. Amici, se vi è piaciuto lo scherzo che ho fatto a Odisseo, iscrivetevi per aiutarci. Amici, fate clic sul pulsante rosso per farlo diventare grigio e non perdetevi nessuno dei nostri super video. Amici, grazie mille e andiamo a fare una passeggiata. Andiamo. Allora, tra tutti i ragazzi, Demon è quello che mi piace di più. È molto gentile. Se siete d'accordo, mettete mi piace. Se non siete d'accordo, mettete comunque mi piace, ok? Demon mi rende più nervoso, è molto cattivo e fa sempre tutto per dispetto. Oh, è un pazzo. Allora ragazzi, è ora di mangiare. Alzatevi, forza, 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 andiamo. Sì, finalmente, sì. Andiamo a mangiare. E noi signora, non mangiamo oggi? Allora, ci avete pensato del vostro comportamento? Sì signora, abbiamo parlato di questo, ora siamo amici.
Bravi ragazzi, andiamo a mangiare. Solo perché tu lo sappia, non siamo amici. Ho detto questo per lei per andare a mangiare, capito? Vai a quel paese. Wow, cornetti! Croissant! Lo apro io, non ti preoccupare. Ladro! Mai, capito? Dacceli anche a noi. E questo... Prendi, Demon. Grazie, Raffaele, grazie. Dopo io. Sì! Molto buono. Oh, il miglior cibo della mia molto vita. Molto buono. Era disgustoso ovviamente, ma niente, mi ha dato un croissant. Tu non puoi farlo perché sei un perdente. Dammi il 5, dammi il 5, bravo, bravo. Sì, sì, sì. Continua così. Era disgustoso, ma attenzione, è divertente. Cavolo, non essere geloso. Quindi, ragazzi, siete d'accordo? Qual era migliore, Raffaele o Demon? Scrivetelo nei commenti. Sono un professionista, ragazzi. Io so come farlo. Sì, guardate. Sì, certo. Bambini, facciamo un gioco. Allora. Sì, certo. Allora. Ah, di nuovo. Secchio. Un secchio? E ognuno di voi lancerà qui queste figurine. Vince chi azzecca. È molto interessante. Ah, è come la partita di basket, come Kobe Bryant. Bravo. E chi la butta dentro? Sì, hai vinto. Sì. Bene, iniziamo. Cominciamo la partita. Bravo. Chi vince cosa ottiene, signora? Soldi. No, no. Ho dei regali. Oh, regali. Oh, regali. Dai, andiamo e giochiamo. Andiamo. Allora mettetevi in fila, ecco. No ragazzi, non mi piacciono i regali, preferisco i soldi. Ma se non giochiamo per soldi, allora facciamo in un altro modo. Signora, signora. Sì, Raffaele, cos'hai? Posso andare in bagno? Devo andare in bagno. Sì, certo, vai. Ragazzi, ragazzi, guardate quanto sono piccoli i bagni. Come faccio ad andare in bagno? Non so cosa fare, ragazzi. Non voglio giocare perché i giochi sono per bambini. E io non sono piccolo. Ho già 5 anni. E io sono grande. Sono già grande. Cosa devo fare adesso? Aiutatemi, per favore. Ditemi cosa devo fare. Allora, sto per cominciare. Un attimo. Dai, fallo di nuovo. Ehi, bravo. Stasse il migliore? Ah, no. Sei senza scrupoli. Dai, ancora? Devi dimmi un'altra volta? No, non hai azzeccato questa volta. Fa niente. Mi hai spinto. No, non l'ho spinto io. Un altro. Dai, soltanto un'altra volta. Sei pronto? Sì. Sì. Dai. Oh no! Perdente! Bravo! Andiamo! Sì, sì! Passo il migliore! Iscrivetevi al canale e condividete! Siete fantastici come me! Andiamo! Iscrivetevi! Sono soltanto di sé, ho perso. È rimasto soltanto un perdente. Lasciami in pace! Sono un futuro giocatore del basket. Sì, dai, signora. Dov'è il mio regalo? Il mio è quello di Demon. Anche il mio. No, no, grazie. Grazie, signora. Ecco. Grazie. Tieni. Grazie. E tu non l'hai preso. Non ti arrabbiare, adesso anche tu avrai il regalo. Ma ha perso! Ha che perso. Regalo? Che regalo si è perso? Perché lui è il mio preferito. Oh! Cavolo! Ok, bambini, è tutto. E i vostri genitori vi stanno aspettando. Finalmente! Ragazzi, è veramente divertentissimo l'asilo. Se vi è piaciuto il video, ragazzi, mettete mi piace e iscrivetevi, ok? E come sempre, grazie, ragazzi. Sì, premi la campanella per non perdere nessuno dei nostri video. E ci vediamo!